Buongiorno, oggi siamo a Cassino, siamo esattamente in zona San Pasquale e vediamo subito questo appartamento al piano terra. Partiamo subito dal giardino esterno, quindi queste tre aiuole di cui questa centrale, e ci approssimiamo quindi adesso ad entrare direttamente dentro l'appartamento al piano terra. Mentre sto chiudendo il portone blindato, stiamo quindi all'interno di questo primo spazio di comunicazione. Da qui accediamo grazie alla tecnologia a 360 gradi, ricordiamo, potete spostare con il dito l'immagine sul cellulare o mouse se siete in modalità computer, quindi potete apprezzare tutti quelli che sono gli spazi. Quindi da questo punto io adesso mi sposto all'interno, ecco, faccio la rotazione, ecco, allora mi sposto e siamo all'interno di questa camera da letto. Vedete qui nella parte bassa la composizione matrimoniale, potrebbe essere in alternativa anche due letti separati. Poi vediamo anche il ponte dell'armadiatura. A sinistra potete apprezzare quello che è l'infisso che dà la luce alla parte esterna tramite le persiane, e poi il termosifone in alluminio. Dalla camera da letto, quindi, mi riporto nel punto nevralgico di comunicazione e centrale rispetto a tutti gli altri ambienti. Quindi adesso io da questo spazio mi porto nel bagno, ecco, possiamo vedere il bagno. Nel frattempo apro anche questo infisso che dà la possibilità allo spazio quindi esterno del giardino retrostante, che poi vedremo successivamente. Quindi richiudo questo infisso a doppio taglio termico in alluminio e vediamo velocemente la composizione. Partiamo quindi da sinistra dall'accesso e abbiamo quindi il lavandino, il pensile nella parte alta, il bidet, il piatto doccia con il box doccia e poi la tazza. Quindi mi riporto dal bagno in maniera veloce, mi porto quindi nel primo punto iniziale e quindi accediamo adesso alla cucina. Vediamo questa bellissima prospettiva appunto sul giardino che dicevamo prima, che vedevamo prima dal bagno, e analizziamo la cucina. Abbiamo il piano cottura, il lavello, la lavatrice e quindi abbiamo poi i pensili. Nella parte sinistra abbiamo il frigorifero. Poi dalla cucina ci spostiamo in questo primo spazio esterno che dà appunto l'idea già della vivibilità all'esterno di quello che è l'unità immobiliare, e apprezziamo questo giardino che viene delineato da queste siepi, e apprezziamo anche questo ulivo. Quindi riepilogando: una camera da letto, un bagno, la cucina e un ambiente disimpegno dove è già presente un tavolino. Per qualsiasi altra informazione, per fissare un appuntamento per una visita sul posto, vi rimando sul sito cialficasa.it. Ciao!